prima di essere, noi apparteniamo. Diciamo spesso, infatti, delle frasi con l'io davanti, come per esempio io sono un musicista, io sono un cuoco, io sono uno youtuber, io sono un fotografo. Ecco però, per pensare di essere qualcosa, devo anche per forza collegarmi a qualcosa che viene riconosciuto dagli altri. E vi faccio un esempio. Per essere qualcosa ci devono essere anche delle altre persone che sono identiche a me. Quindi per dire, io oggi che sono uno street photographer devo anche stare qui insieme ad altri street photographer come voi e tutti quanti insieme così apparteniamo alla famosa categoria di appassionati egocentrici e stressati. Benvenuti amici streeters, iscrivetevi subito a questo canale, cliccate sulla campanella per non perdervi nessuno dei prossimi appuntamenti e commentate subito con "nessuno ha detto che sarebbe stato un lavoro facile". C'è una cosa su cui ogni tanto noi dovremmo riflettere, e cioè che nella vita di tutti quanti i giorni incontriamo sempre qualcuno che ha culo, però non ci dobbiamo abbattere perché ho per voi una notizia bellissima. C'è uno psicologo, si chiama Andrew Erickson, e dice che il talento non esiste. E dice anche che con la pratica consapevole tutti quanti possiamo diventare dei mostri in qualcosa. Peccato però che dice anche che servono 10.000 ore di studio, praticamente 5 mesi di lavoro full time. E lo so, non abbiamo il tempo. Ma arriva infatti il nostro soccorso, a questo proposito, un business coach di nome Kaufman, che dice che se non vuoi diventare propriamente un dio, ma usi delle buone tecniche di apprendimento, ti bastano 20 ore di pratica per imparare tutto quello che ti serve. E io amo quest'uomo. Primo, dice che bisogna decostruire l'abilità, cioè scomporla in micro problemi. Secondo, impara abbastanza per poterti poi autocorreggere. Per terzo, dice di eliminare tutte quante le distrazioni, e per quarto, per finire, dice di praticare appunto 20 ore. Quindi adesso vi chiedo di mettervi comodi, perché impariamo esattamente i segreti della composizione in fotografia, e in molto meno di 20 ore, state tranquilli. Però, ai puristi stavolta, agli smanettoni, ai fanatici, li invitiamo al prossimo video, perché parleremo della composizione oggi come non avete mai sentito parlare prima, e qualcuno potrebbe urtarsi. Ma noi non vogliamo, vero? No, no. Tutti voi, il sistema che sa tutto e ci comanda, voi decidete che cosa è giusto o sbagliato allo stesso modo in cui decidete cosa fa, ridere oppure no. Allora, partiamo da un punto. La fotografia di strada è un'arte. È un'arte affascinante che richiede molta cura e soprattutto tanta attenzione nei dettagli. Non è sufficiente scattare infatti una fotografia a caso e sperare poi che questa fotografia sia venuta bene. Ci vuole impegno, ci vuole dedizione per cercare di creare delle immagini che raccontino una storia e che trasmettano delle emozioni. Uno dei concetti fondamentali nella fotografia di strada è sicuramente la distinzione che c'è tra inquadratura e composizione. E se voi siete degli appassionati di fotografia, probabilmente ne avete già sentito parlare. Ma spesso si fa confusione tra questi due termini perché entrambi riguardano l'organizzazione degli elementi all'interno dell'immagine. Mentre invece è importante cercare di capire che l'inquadratura e la composizione sono due cose completamente diverse e ognuna ha una sua funzione specifica. L'inquadratura, infatti, è la scelta del soggetto, è il modo di porre il soggetto in evidenza. Significa praticamente scegliere i soggetti che compariranno nell'immagine e operare così un taglio nello spazio. In pratica l'inquadratura frammenta la realtà che ci circonda per conservare un'immagine che ha come limiti i bordi del quadro. E in fotografia il quadro può essere rettangolare, può essere quadrato, orizzontale o verticale, e soprattutto ognuna di queste varianti influenza il modo in cui il soggetto verrà poi interpretato da chi guarda la fotografia. Per esempio una strada deserta, che è fotografata in orizzontale, comunica un'impressione di tranquillità, mentre invece un'inquadratura verticale gli imprime un certo dinamismo. E il formato panoramico invece, come dire, invita a percorrere l'intera scena da sinistra verso destra. Ma di tutte quante queste cose magari ne parleremo in un altro video. Quello che voglio dirvi oggi è proprio la differenza che c'è tra inquadratura e composizione. E dopo aver visto cos'è l'inquadratura, vediamo anche che la composizione è il modo in cui organizziamo tutti quanti gli elementi all'interno dell'immagine. Comporre una fotografia significa organizzare gli elementi che compaiono nel quadro per facilitarne la loro lettura, dare quindi alla foto una forza espressiva e renderla in sintonia con quello che si vuole comunicare.
Nel comporre l'immagine, perciò, le si può dare un senso di equilibrio o di squilibrio, giocando per esempio con quello che abbiamo a disposizione, con i soggetti, con i colori, con le ombre e anche con le luci. E occorre però anche saper gestire adeguatamente i diversi piani dello spazio. Una delle particolarità che c'è nella street photography è che si lavora nell'azione, cioè senza intervenire nella messa in scena. Cioè si gioca con il reale, proprio così com'è, perché l'abbiamo già detto. È una testimonianza soggettiva del mondo che ci circonda. Per diventare però un bravo fotografo di strada è fondamentale sviluppare il senso dell'anticipazione. Tutto quanto infatti appare così in fretta che bisogna imparare a prevedere tutti quanti gli eventi. Dobbiamo imparare a saper guardare contemporaneamente dentro e fuori l'inquadratura e capire che cosa finirà con l'interagire con l'immagine e cosa invece stiamo lasciando fuori. Quindi una buona inquadratura indirizza la lettura dell'immagine, quindi dichiara il punto di vista del fotografo, mentre invece una buona composizione organizza gli elementi in modo da rendere l'immagine accattivante e anche interessante. Quindi, diamo un punto. È fondamentale trovare un equilibrio tra questi due aspetti per creare delle immagini che siano sia belle ma anche significative. Già, ma come si fa? Ecco, se vi chiedete oggi se io ho frequentato l'Accademia di Fotografia, io vi rispondo subito, vi dico di no. Il mio approccio alla composizione si basa sull'osservazione e sull'esperienza pratica piuttosto che sulla teoria, ma non è una scorciatoia, perché io ho studiato composizione e continuo a farlo però, e continuo a farlo proprio giorno dopo giorno. Nella realtà, e soprattutto nella fotografia di strada, la composizione funziona in maniera completamente diversa da come vi viene raccontata solitamente. Ecco perché il mio consiglio è quello di non lasciarvi abbagliare dai bellissimi video e dai libri che mostrano come i grandi fotografi abbiano composto le loro immagini straordinarie seguendo decine e decine di regole. In molti casi si tratta sicuramente di un grande lavoro, chapeau, ma in altri casi si tratta semplicemente di culo. Sì, ho detto bene, ho detto culo, perché l'importante è comprendere che il nostro occhio, il nostro subconscio sono formati dall'esperienza e dalle immagini che vediamo tutta la vita e saranno proprio il nostro occhio e il nostro subconscio i principali responsabili della creazione della fotografia che stiamo scattando. Quindi non dovete cercare ossessivamente di seguire tutte quante le regole di composizione, dovete piuttosto concentrarvi su quello che è veramente importante, perché tu vuoi scattare quella fotografia e soprattutto cosa tu vuoi raccontare. Le regole servono a rendere le cose precise, prevedibili, ripetibili e quindi servono proprio per creare l'esatto opposto di quello che noi vogliamo creare con le nostre fotografie. Il nostro cervello tende a fare delle previsioni in base a quello che vedono gli occhi, come per esempio il nostro cervello ama unire le cose e i nostri occhi sono attratti da cose particolari come per esempio i volti e dalle parole. Sapendo quindi che cosa attira l'attenzione, possiamo anche regolare la nostra inquadratura e la nostra composizione secondo questo scopo. Ma queste non sono regole, questi sono effetti. E quindi si possono sfruttare sicuramente, lo facciamo tutti, ma nessuna di queste cose basta da sola a rendere una fotografia da copertina. Per migliorare veramente la nostra composizione, il mio consiglio è di guardare sì il lavoro dei grandi fotografi, ma vi consiglio anche di guardare il lavoro di tutti quanti quei fotografi che vi piacciono, come per esempio anche quelli che noi seguiamo su Instagram. Dobbiamo studiare i loro lavori, dobbiamo analizzarli per esempio su un programma di editing e cercare di capire come loro hanno composto quelle loro immagini e soprattutto il perché le hanno composte in quel modo. Questo è un dovere che noi dobbiamo a noi stessi come fotografi, ma che dobbiamo anche a tutti quelli che guarderanno la nostra fotografia in futuro. Ma ricordatevi anche che molte delle composizioni spettacolari che vedete sono perfezionate in post-produzione. Quando vedete che l'occhio è esattamente al centro della sezione aurea, che la quinta si allinea perfettamente con la diagonale della terza in scena, che a sua volta coincide con il parallelo lì allo zenith, ecco, spesso tutto questo è creato in post-produzione, magari soltanto con un crop della fotografia. Quindi non abbiate paura di lavorare anche voi in questo modo, ma soltanto dopo però avere capito che cosa volete dire, altrimenti rimane una bellissima composizione che però non dice un cazzo. Ricordatevi che la creatività e l'espressione personale sono aspetti fondamentali nella fotografia, come sì come nella produzione di immagini, ma anche di quadri, di poesie, di canzoni, è arte e la street photography è arte. Seguire le regole è una di quelle frasi che non hanno senso e che ormai però utilizzano tutti quanti quelli che ci vogliono insegnare a tutti i costi la street photography, ma è altrettanto inutile e stucchevole la frase di infrangere le regole.
La chiave per migliorarsi veramente in questo campo è la pratica costante e l'apprendimento continuo. E non abbiate paura di sbagliare, perché è proprio dagli errori che voi imparerete di più. Con il tempo svilupperete anche una visione unica, un approccio personale alla composizione che vi permetterà di creare delle immagini che esprimono tutta quanta la vostra personalità e tutto quanto il vostro modo di vedere il mondo. Ricordatevi che è importante circondarsi anche di altre persone appassionate come voi, di condividere con loro le vostre esperienze, le vostre conoscenze e tutte quante le emozioni che provate. Collaborate con altri artisti e fotografi, questo vi arricchirà sia da un punto di vista professionale ma anche da un punto di vista personale e vi aiuterà a crescere e a perfezionare tutte quante le vostre competenze. Il punto cruciale nella fotografia di strada è la capacità di cogliere l'istante perfetto e di comporre l'immagine in modo da trasmettere un'emozione, una sensazione, saper raccontare. Non seguire la regola dei terzi, delle diagonali oppure i pattern. La tecnica è importante, sì, ma non basta. Serve anche sensibilità, intuito, capacità di osservazione e di ascolto. Osservare la realtà con occhi diversi, trovare la bellezza nei dettagli che sembrano insignificanti, sapere catturare l'essenza di un momento. Tutto questo è alla base della fotografia di strada, niente altro. Ed è per questo motivo che se volete cimentarvi veramente in questo genere fotografico, il mio consiglio è di non limitarvi a studiare le tecniche di composizione e di inquadratura, ma di dedicarvi anche alla lettura di immagini nei libri di fotografi, di architettura, di pittura. Dovete leggere giornaletti e confrontarvi con tutti quanti gli altri appassionati come voi. Soltanto così potrete acquisire la giusta sensibilità per raccontare la vita che vi circonda attraverso le foto e potrete trovare il vostro stile che vi distinguerà anche da tutti quanti gli altri. Ricordate sempre che la fotografia di strada è una forma d'arte e come tale però va trattata con rispetto e con passione. Non è perciò soltanto un modo di documentare la realtà, è anche un modo per esprimere la vostra visione del mondo e per trasmettere emozioni, proprio le vostre. Quindi armatevi di macchina fotografica e di tantissima curiosità, uscite per esplorare il mondo e catturare l'essenza della vita proprio tramite la vostra personale interpretazione artistica. Io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana.